Buongiorno a tutti e benvenuti, grazie per la vostra presenza. Questa mattina siamo qui per presentarvi e presentare alla nostra gente due nostri nuovi calciatori, Antonio Ciolak ed Ali Giampata. Sono due operazioni degli ultimi giorni di mercato. Ali è un ragazzo che è cresciuto nell'Everton, un centrocampista, una mezzala di inserimento di gamba, nazionale italiana under 19. Speriamo sia un nostro futuro gioiellino. Antonio non c'è bisogno di presentazioni, diciamo che deve solo buttarla dentro, ecco. E poi il resto vediamo. Però li ringrazio entrambi. A leader entusiasta dell'opportunità di Spezia perché vedeva il nostro percorso con i ragazzi giovani e Antonio per aver considerato Spezia una piazza importante visto il suo trascorso fra Bundesliga, Premier, Champions League, Europa League e tutto quello che ha fatto. Per noi è un ragazzo che ci può dare tanto sotto il profilo sia di esperienza che di crescita all'interno del gruppo, oltre che le qualità che parlano i numeri per lui. Quindi speriamo che continui su quello che ha fatto nella sua carriera. Per convincerlo, gli abbiamo dovuto mandare la foto di Spezia, il video della curva, gli ho dovuto mandare, però poi è stato facile, ecco, perché giustamente aveva anche altre richieste importanti, però ringrazio lui e ringrazio il Parma per la disponibilità per questa operazione. Lascio la parola a loro. Grazie mille. Oggi parlo prima volta in italiano, scusatemi quando non è tutto perfetto, però grazie direttore, grazie al ministro, grazie alla società, al club per questa opportunità per me, che essere qui adesso sono molto felice di essere qui. I tifosi, la squadra, tutti mi hanno accolto molto bene. Sì, queste 2 settimane molto, molto bene per me, senti mo molto felice e sono molto felice di essere qui. Grazie. Ciao a tutti, io sono Ali Giampata e sono molto felice di essere qui. Voglio ringraziare tutti, Stefano, tutti. Queste 2 settimane sono state molto, molto belle per me. Tutti erano molto carini e mi hanno accolto molto bene e non vedo l'ora di iniziare a giocare a calcio. Iniziamo con le domande, Nicola Pasta, Città della Spezia. Ciao a tutti, benvenuti. Nicola Pasta, Città della Spezia, fatto da Antonio. E ti chiedo che opportunità è per te questa? Perché l'anno scorso a Parma magari le cose non sono andate come speravi, forse anche perché comunque c'era un allenatore che aveva un certo tipo di attaccante in mente, che è diverso magari dalle tue caratteristiche, mentre con D'Angelo, diciamo, tu sei per caratteristiche un attaccante perfetto per lui, no? I gol, come diceva il direttore, parlano per te, infatti 150 in carriera. Cosa ti aspetti da questa avventura? Sì, penso che è molto importante che un allenatore c'è fiducia in te. Io ero sempre lo stesso giocatore, lo stesso attaccante tutta la mia carriera, tutta la mia vita, che io ho lavorato sempre ogni giorno al 100%. E dopo una stagione meglio, una peggio, però io ho fatto sempre gol dove io ho l'opportunità, dove io ho i minuti, dove posso giocare. Io ho visto l'opportunità qui alla Spezia, io ho parlato con il direttore, con il mister, io senti molto bene dopo queste parole, dopo tutto, quando ho la sensazione del Spezia Calcio e come mister voglio giocare. Io ho detto, io faccio tutto dentro campo, fuori campo, mi senti bene anche per la squadra. Voglio anche ringraziare la squadra perché loro hanno fatto tutto sì, facile per me. Io sono solo entrato qui sono un pezzo della squadra e penso che sì, io voglio fare tutto per raggiungere i nostri obiettivi. Dopo vediamo, io dobbiamo fare come mie cose in campo, io sono una punta, voglio fare gol e fare tutto per il successo del club. Dopo sì, voglio solo abbiamo una grande stagione per noi, però guardiamo partita dopo partita.
Quindi una domanda molto simile, benvenuta anche a te ovviamente. La prima opportunità, diciamo, il calcio di grandi, direttore, avete sarà un gioiellino per il nostro futuro, speriamo sia un gioiellino per il nostro futuro, ma questo presente come lo vedi? Che stagione hai davanti secondo te? Grazie. Per me io ho una stagione da crescere, perché come hai detto te è la mia prima volta in una prima squadra. Ovviamente ho giocato un po' all'Everton, tipo amichevole, cose così, ma non è come qui ogni giorno sono in prima squadra. Ma io sì, sono molto felice e non vedo l'ora di giocare per sta squadra, perché è molto importante. E per me questa stagione sarà molto importante per noi, perché abbiamo tante cose da fare e sì, per me sarà una stagione molto importante. Sì, ciao, buongiorno Nicoladri, Angelo Liguria Sud, speziacalcinus.it. Comincio da Antonio. C'è molta concorrenza davanti allo Spezia, siete tanti attaccanti, però tante volte poter giocare, visto che lo Spezia gioca preferibilmente con due punte, poter giocare con tanti compagni vicino può essere anche importante per riuscire a esprimere tutte le tue qualità. Eh sì, in queste due settimane ho cambiato anche in allenamenti con tutte le punte. Abbiamo una, sì, noi, è importante l'idea del mister, che lui voglia che possiamo giocare senza vedere uguale, Di Serio, Falcinelli, Soleri o Esposito, chi gioca, io dovevo sapere che io dovevo fare per la squadra. E dopo, come ho detto, che l'importanza è la partita o ogni giorno in allenamento. Noi facciamo tutto per il club. Noi sappiamo come la Serie B, è molto difficile. Abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Quando io fai gol o altro attaccante o Alit, è importante che noi vinciamo punti, vinciamo la partita e dopo fino alla fine o fino alla stagione vediamo dove è il club, e questo è molto più importante. Ciao Ali, vorrei che raccontassi un attimo qual è la tua storia, diciamo, nei settori giovanili e poi le tue caratteristiche tecniche in campo. Ok, io sono... ho giocato all'Everton per tipo 7 anni, quando ero lì dall'Under 13 e ho fatto Under 14, 15, 16, 18 e Under 21. E sì, mi sono trovato bene lì, però per me era ora di andare via e essere in un mondo diverso, perché questa, come ho detto prima, è una prima squadra e io... cioè, ho giocato con prima squadra, ma non così come sono adesso. E sì, era un percorso, non so, era molto diverso, direi, da qui. Queste 2 settimane che sono stato qui e mi sono trovato bene, però ho visto che è anche molto diverso, perché qui si gioca molto più tattiche, inverso all'Inghilterra, che è un mondo diverso, direi. Però sì, non vedo l'ora di giocare. Come caratteristiche tecniche? Io direi sono un centrocampista che piace molto attaccare e sì, mi piace prendere assist, a volte anche segnare, e direi che sono molto atletico, cioè so correre con la palla o senza, e quando c'è da fare dei, si dice, attacco, tipo prendere la palla, riprendere le cose così, sono molto atletico, quindi... Ripartenza. Ecco, ripartenza. E sì. Ok, grazie. Ciao Antonio, Fabio Benavini della Nazione, volevo chiederti perché la scelta proprio di... tu sei un giocatore importante, nel senso che hai giocato in club importanti, hai fatto tantissimi gol, perché proprio la scelta di Spezia, un club che comunque insomma, si è salvato all'ultima giornata dello scorso campionato e quest'anno ha l'obiettivo dichiarato della salvezza?
Ah, scusami, e se considerando che hai viaggiato in tanti club, se intendi un pochino, tra virgolette, fermarti nello Spezia nel medio-lungo periodo? Sì, certo, questo è sempre, io voglio sempre rimanere tanti anni in un club, tante volte no è mia decisione per andare via, però anche Spezia è un club importante per me. Loro hanno fatto non solo negli ultimi giorni, anche prima, tanto per me, per venire a Spezia. Questo è molto importante per un giocatore. Anche io ho visto tanto la sensazione per venire a Spezia, sì, era dall'inizio molto bene e questo è importante per un giocatore. Dopo per me conta solo il campo. Io dentro me anche l'anno scorso, però adesso anche di più, ho come si dice, fuoco dentro me, voglio dimostrare. Non solo per tutti, per i tifosi, penso che anche l'Italia non conosce ciò che io voglio dimostrare sul campo. Sì, ogni giorno fare tutto 100% e dopo sì, che abbiamo una buona stagione con la Spezia. Grazie. Sì. Ali, ti volevo chiedere qual è stato l'impatto che hai avuto con il tifo, con il pubblico, con il picco, insomma, l'ultima partita. È una domanda che posso estendere anche ad Antonio. No, lo stadio era per me era molto come si dice? Caloroso. Caloroso, sì, cioè si sentiva tutto, cioè anche nel cuore, cioè sentivi tutto quando abbiamo segnato il primo gol, tutti si sono alzati per cioè, festeggiare cose così, poi il secondo gol era ancora di più. E sì, secondo gol anche Stefano può parlare. Cioè si è fatto male, ma cioè, si vede che il club è un club molto cioè, storico e sì, tutti i tifosi sono, cioè, si vede che amano tanto il club. Sì, secondo me era un spettacolo questa partita. Mi ricordo un po' anche con il Parma l'anno scorso abbiamo vinto tante partite, novantesimo. Quando era 1-1 io ho detto alla banchina, a tanti giocatori, che noi vinciamo questa partita, perché io senti questo, senti la sensazione con i tifosi, però sì, i tifosi sono nostra energia, questo è molto importante, durante la stagione, perché solo insieme possiamo fare grandi cose, anche quando poche partite, quando noi molto bene, però se vedi, anche senza portieri possiamo vincere le partite, sempre fino alla fine dobbiamo sì, crescere con partita dopo la partita, dopo partita e dopo in novantesimi possiamo vincere tanti punti e tante partite, questo è importante. Buongiorno ragazzi, Massimo Guerra di Secolo XIX e Gazzetta della Spezia. Partiamo da lì. Dicono che il Picco, insomma, è uno stadio un po' particolare che comunque ricorda un pochino l'atmosfera degli stadi inglesi. Ti chiedo se No, sì. ti torna questa cosa. Sì, è vero. Cioè, è molto caldo, cioè, si sente dal primo fischio dall'altro. che i tifosi sono lì, quando la palla esce, tutti, cioè, urlano, si sente molto. Ok, grazie. E a te volevo chiedere invece, insomma, sei come detto direttore, quindi sei stato preso per far gol. E so che insomma, l'obiettivo di tutti gli attaccanti di tutte le categorie è di arrivare in doppia cifra, no? Quindi questo è un augurio chiaramente che ti faccio. Però la domanda è: qual è secondo te il tuo punto di forza, cioè la tua caratteristica migliore da attaccante? Secondo me, sì, la sensazione del spazio, dell'opportunità. Penso che normalmente non ho bisogno di tante occasioni per fare un gol.
Io lavoro tanto per questo, perché nella Serie B o in Italia non c'è tante occasioni per fare gol, e dopo quando tu hai preso una occasione dobbiamo fare un gol, perché è possibile che la partita finisce 1-0 con un gol. Per questo io sono molto, penso che forte con la relazione, giocare con centrocampisti o con un riferimento per la squadra, per tenere la palla e dopo andare via nel spazio e sì, dopo nel box, come si dice in inglese, fox in the box. Nell'area è importante che io sono dentro e adesso è un sì, un po'. Si gioca diversa come in Parma, e in Parma ha detto è un po' una punta diversa, però qua abbiamo due punte dentro aria, dobbiamo essere dentro e fare gol, e questo è penso che è la mia forza. Sì, Ali, ti chiedo, visto che sei molto giovane, no? Ti sei raccontato come una mezzala moderna, ti chiedo se hai un giocatore a cui ti ispiri, no? Un punto di riferimento che vuoi seguire, diciamo. Sì, il mio giocatore che ho sempre seguito da tanto era Paul Pogba, perché c'è cioè, anche quando ero qui in Italia io ero un tifoso della Juve e ho sempre seguito la Juve e Paul Pogba sì, mi ispira molto. Cioè i suoi passaggi, il suo movimento, i tiri che fa da lontano, sì, mi ispirano molto e sì, dico che come gioco un po' il suo stile mi ispira molto e spero di arrivare al suo livello un giorno. Sì, una domanda sulla. Ad Antonio, se ti dai un obiettivo in termini di gol, ecco. Adesso ho 30, quasi 31 anni, però mai fatto un obiettivo di gol. Sì, per me o con mia moglie parlo un po', però non mai parlo i miei obiettivi, come si pubblica, Scaramanzia. sì. Io solo sono concentrato partita dopo partita e voglio sempre fare il massimo per i miei obiettivi e voglio, sì, è il massimo gol che posso fare. E dopo, quando sono tanti gol, meglio. Quando no, anche un gol sempre per fare tanti punti, questo è sempre, sì, il mio obiettivo. Così, nuovo obiettivo. Antonio, un'altra domanda per te. Prima parlavamo dei tuoi compagni, diciamo, se puoi dirci chi preferisci, cioè chi ti ispira di più in questo momento dei tuoi compagni, e poi rispetto alla squadra, che squadra hai trovato anche a livello tecnico? Questa domanda è un po' difficile perché ho giocato solo in allenamenti con i miei compagni, però mi sento molto bene con tutti. Vediamo anche mister, lui c'è, o hai la sensazione per tutte le partite, lui prepara le partite molto bene, anche io ho visto come se 2 giorni prima la partita contro la Cesena, adesso con il Cremonese, mi piace l'idea con chi vuoi giocare, sì, è uguale. A livello tecnico o anche in allenamenti, dovevo dire che la squadra è al 100% ogni allenamento, se vai molto forte, che mi piace perché si allena come se giochi come si allena. Mi piace, tanta, tanta qualità dentro la squadra. Sì, come ho detto, possiamo fare belle cose in questa stagione.